Penso che c'è la mafia, ma c'è soprattutto un'assenza, ed è l'assenza dello Stato. La mafia nasce, cresce, alligna là dove non c'è lo Stato. Storicamente è così. Storicamente la mafia ha avuto modo di recuperare ossigeno laddove non c'era uno Stato a contrapporsi. Tant'è vero che l'unica parentesi in cui la mafia proprio ci ha perso le corna è stato quando Cesare Mori, il prefetto di Ferro, li va a prendere casa per casa e li costringe a scappare. Non c'è la possibilità se non quella celebrata da se stessa, dalla mafia, quando dice calete iuncuca passa la china. Non ci si poteva muovere. Qui c'è un'assenza, ma vogliamo guardare com'è pieno questo mezzo bicchiere? Massimo, riflettiamoci. Scioglimento del comune. Ma perché? Perché ci sei stato tu. Sai, vicende come quelle delle sorelle Napoli, se le vogliamo scandagliare, ce ne sono tantissime, non solo sulle persone, ma anche su questa realtà, Ma ci sulla sono anche tanti Sicilia, scioglimenti di sulla comune per mafia, nostra però, Sicilia. Sì, ma attenzione, non... non. c'è anche un altro aspetto Il dove Viminale si lavora molto bene da percepisce questo punto di vista. l'assenza. Ma vi pare normale, lo dico a tutti voi, vi pare normale che non esista una sola strada in Sicilia che non sia sfasciata? Ma vi pare normale che la Sicilia registri il più alto numero di ragazzi costretti Disoccupati. all'emigrazione? Vi pare normale che l'emigrazione adesso in Sicilia, a differenza di quella degli anni 70, non restituisce le rimesse, perché nessuno ha più la possibilità di mandare i soldi a casa per far rivivere questo nostro territorio? E questo è il bicchiere mezzo pieno perché, Massimo? Perché tu ti sei incaponito su una vicenda e un risultato l'ha dato, perché le tre sorelle Napoli, beh, non se ne sono andate, altrimenti oggi non la racconteremmo così.